alzare una temperatura un consumore completo. E poi qui vediamo i vetri che sono singoli, in realtà in gran parte del palazzo i vetri sono doppi, con una profonda intercapitolo di quasi un metro. Si chiama muro climatico perché all'interno ha le pale, pale solari che girano a seconda del momento del sole, in modo che sono queste pale di alluminio che girano, seguendo il sole, ovviamente, in modo che il sole non entri, non dia fastidio e non stare troppo. Però c'è un gioco di riflessi con le altre e la luce entra. Sempre passa aria, ci sono delle grandi per circolare l'aria.